Una prima parte del tesoro di San Gennaro è tornato a casa questa mattina sotto la stretta scorta delle forze dell'ordine. In particolare oggi è stata riportata al suo posto la mitra del santo patrono di Napoli, realizzata nel 1713 ed interamente ricoperta con 3.326 diamanti, 164 rubini soprannominati la lava del Vesuvio e 198 smeraldi. Tra i pezzi pregiati c'è anche la croce episcopale, oltre a busti e statue. Il Museo di San Gennaro, vicino al Duomo, ritrova così man mano i suoi gioielli, che sono stati in mostra per 3 mesi nel Museo Maillot di Parigi e paragonati alle corone di Francia e d'Inghilterra. La nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro futuro, insomma, San Gennaro rappresenta Napoli. Questo luogo, questo museo rappresenta la città di Napoli. Non è casuale che il presidente della deputazione del tesoro di San Gennaro sia il sindaco di Napoli, che è il rappresentante del popolo napoletano, quindi ecco che San Gennaro rappresenta, e questo oggetto straordinario rappresenta la nostra comunità tutta, e ci auguriamo che sia oggetto di visite di tanti napoletani e di tanti turisti. Primo agosto sarà inaugurata questa mostra, la mitra, ed è un giorno veramente emozionante per Napoli.